Cos'è quel buco? È sicuro che ci hanno nascosto qualcosa che non vogliono che sia trovato? No, sono ossa. Piccola intro prima di cominciare il video per spiegarvi un attimo la situazione. Noi ormai un mesetto fa abbiamo cominciato a registrare il secondo episodio di Randonautica, però c'è stato un problema. L'applicazione ha smesso di funzionare. Cioè ragazzi, volevamo aprire Randonautica, ma guardate. Non sappiamo cosa sia successo, tu apri l'applicazione di Randonautica ed è tutto schermo bianco e poi ti manda un indirizzo Google, tu lo clicchi, non funziona la pagina Google. Noi comunque però siamo andati a registrare un po' di clip e quindi le mettiamo in questo video. Noi volevamo registrare di più, almeno un quarto d'ora di video come quello vecchio, però purtroppo cause di forza maggiore ci impediscono di farlo. Quindi spero che comunque il video vi piaccia. Direi di dare la parola ai DF del passato. Bentornati in un nuovo episodio di Randonautica. Questo episodio dovrebbe andare meglio dell'altro, perché sennò non lo stareste vedendo. Sotto nei commenti ci avete scritto tanti consigli, soprattutto ci avete detto dovete cercare di più, quindi questo giro cercheremo di più. Pazzesco, l'abbiamo detto in sì. Casualità che l'abbiamo detto insieme. Importante, se non avete visto lo scorso episodio, andatelo a vedere perché è suggestivo. E niente, comprate i miei prodotti. Ciao. Allora, cerchiamo un'anomalia. Non è in mezzo a un bosco. Bene, andiamo. Guardate che bel posto, guardate qua il tramonto, le cose, che bello, Ok, siamo esattamente sopra il punto. Però voi ci avete detto cercate, cercate. Ho capito, cercate. Ma siamo letteralmente nel nulla. Ma noi cerchiamo. Via, basta. Che palle però. Qualcosa volevo trovarlo sto giro. Ci avete scritto nei commenti dello scorso video che ci sono questi spot ciechi e altro, dove puoi cercare tipo punto misterioso, coppia di punti, pseudo, punto di mistero generato. Mezzo al 31 bosco. Minuti di camminata. Punto di mistero, 31 minuti a piedi e via. Ve lo promettiamo, oggi troviamo qualcosa, perché sennò non stareste vedendo questo video. Abbiamo parcheggiato la macchina e adesso dobbiamo andare verso in là. Però, guardate qua, qua non si può entrare, perché in teoria dovrebbe essere un'ex base militare, che ora non è più utilizzata. Però comunque ci è vietato l'accesso e là dentro, quello dovrebbe essere... bunker. Cioè abbiamo trovato un bunker. Sto giro abbiamo trovato un bunker. Ok, ci ha portato qui. Non è il punto indicato, però siamo vicini. Ovviamente non possiamo entrarci. Andiamo verso il punto, proprio quello indicato dall'app. Vi piacerebbe voi un video in cui entriamo in una base militare? Magari gli chiediamo il permesso. Chiamiamo Conte, gli chiediamo il permesso. Uè, Beppi, parliamoci chiaro. Abbiamo già intravisto qualcosa che non ci piace. C'è un dannato traliccio. Cos'è un... un traliccio, In teoria il punto è di là. Adesso seguiamo questo sentiero molto macabro e oscuro. Più che altro io non ho voglia di camminare in mezzo a cose che non sono sentieri, perché l'ultima volta non è andata bene. Tra formiche giganti e cacca. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Non è l'ideale. Siamo letteralmente all'inizio del bosco. Bello. Comunque, se posso darvi un consiglio, che immagino Frederick condividerà con me, se dovete andare nei boschi, non scegliete delle scarpe bianche. Appena comprate, tra l'altro. Siamo proprio le persone con l'outfit meno adatto per andare in un bosco. Tu dici? Sembri un americano che si è perso. Andato lassù e purtroppo è tutto bloccato, non riusciamo ad andare avanti. Lo sai, è vero che i corvi non sono un bel significato, un bel simbolo? C'è un proiettile. Mi sembra di sì, però. C'è un proiettile di fucile. Ma di quei fucilozzi belli grossi anche. Basta che non ci sparano a noi. Dobbiamo andare su di là per quest'albero gigante. Cos'è quel buco? Abbiamo trovato un buco enorme. E ovviamente Frederick andrà davanti, perché devo registrare. Per quello. What the fuck? Guarda quanto... No, sono ossa. Ma
Cacchio, ma sono delle ossa quelle là. Non ti dico di no. Vedete là in fondo c'è un sacco. Non sono quelle robe marroni. Allora, io non voglio dire che sono ossa. Però sembra. Però non lo escludo. Se non fosse randonautica, ti direi qualcuno ha buttato della spazzatura. Adesso non ne sono, cioè, non voglio sembrare fake, ragazzi. Cioè, nel senso, per mettere una roba là in fondo, non è immondizia. Quella non è immondizia, impossibile. Prima abbiamo trovato l'immondizia, vero, lì all'inizio del sentiero. Cioè, la butti lì così, se è una roba così. Se invece è una roba che devi nascondere, la butti in un posto del genere. Che senso ha venire in questo bosco, in questo punto, in quel buco a buttare la spazzatura? Cioè, per venire qua... non è che sia una passeggiata. Vai, andiamo là. Ma sei pazzo, ti cade tutto col cazzo, col cazzo, ragazzi, è uno scago, mi sto cagando addosso. Penso sia ovvio che non l'abbiamo messo noi il sacco dell'immondizia lì, perché come ci arrivi là in fondo? Ma soprattutto chi l'ha messo, come ha fatto a uscire? Cioè, secondo me, secondo me sai cosa, non era, tu potevi entrarci, solo che tipo ha franato qualcosa e l'ha coperto. Però prima potevi entrarci e uscire senza problemi. È sicuro che ci hanno nascosto qualcosa che non vogliono che sia trovato. Rumori di animali. Andiamo via, vi prego, questo bosco mi sta veramente togliendo anni di vita. Pieni di tagli, pieni di punture, di zanzare. Non siamo riusciti ad andare nel punto preciso di randonautica. Però, cioè, abbiamo trovato la base militare, un buco con dentro un sacco nero. Ok, dai, era abbastanza misterioso. Lo ammetto, lo ammetto. Dobbiamo spostarci da qua perché non ci prende il GPS. È arrivato il momento di raccontarvi una bella storia. Abbiamo trovato un punto e ci stavamo andando, no? Google Maps ci diceva fa questa strada. Noi l'abbiamo fatta e a un certo punto ci siamo detti ma non è che è una ciclabile. Poi abbiamo visto un ciclista passare che ci urla contro dicendo che è una ciclabile. E allora lì abbiamo detto ok, è una ciclabile. Arrivati a quel punto, la mia macchina si trovava in questa situazione. Ragazzi, non so come sia possibile sta roba. Che schifo randonautica, ho fatto una figura di merda. Ma ti giuro, dal video è troppo divertente. C'è una strada strettissima e tu hai messo di traverso. Ok, ho capito. Non è divertente. Va bene, io lo sapevo che non potevamo venirci qua. Basta randonautica, mi può anche succhiare. Sono le 7 di sera ormai. E cosa facciamo? Cerchiamo un altro punto? Andiamo. Sì, sì, andiamo in un'altra ciclabile. Sto giro, andiamo per favore in chiesa. Voglio trovarmi con la macchina in chiesa. Ciao ragazzi, qui è David del presente, che in realtà per voi è tipo David di stamattina. Vabbè, fa stesso, dettagli. Comunque volevo ringraziarvi per aver visto il video fino a qui e mi scuso di nuovo per il fatto che duri così poco. Come vi abbiamo detto nell'intro, purtroppo a noi l'app di randonautica non ci va più, quindi non possiamo fare nulla. Abbiamo provato anche con altri telefoni, ma niente. A proposito, diteci sotto nei commenti se anche a voi non va, perché magari ce l'ha solo con noi, non lo so. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un pollice in su e niente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!